Ciao ragazze, nuovo tutorial. È un tutorial pensato per farvi vedere i più prodotti possibili nuovi che ho comprato di recente e per parlarvi anche di due pennelli nuovi che ho comprato pochissimi giorni fa. Avevo messo soltanto una foto su Facebook, quindi se mi seguite su Facebook o su Instagram l'avete vista, altrimenti no. Pennelli Real Techniques e le scatole sono queste, quindi come potete immaginare dai colori, uno è per gli occhi e uno è per il viso. Dietro c'è appunto la foto di Samantha Chapman, che è una delle sorelle Pixie Blue, e in particolare appunto sono lo Shading Brush e l'Expert Face Brush. Allora, l'Expert Face Brush è questo pennello qui, che è un pennello da viso, in particolare da fondotinta, ed è il miglior pennello per applicare il fondotinta che io abbia mai provato. Mentre invece l'altro è un pennellino da occhi, piccolino, che io non so definire, cioè non so definirlo come è. Allora, per me è un pennello per stendere l'ombretto, quindi diciamo un pennello a lingua di gatto. È un pennello per sfumare, quindi è un pennello da sfumatura ed è anche un pennello per essere molto precisi, quindi anche un po' un pennello a penna. È un pennello con il quale potete fare tantissime cose. È un pennello che vi straconsiglio per il prezzo che ha e con il quale mi ci sono trovata molto molto bene. Ho fatto questo tutorial per farvi vedere appunto questi due pennelli e altri prodotti che vi avevo però già mostrato in un altro video. Quindi adesso vi faccio vedere l'applicazione del fondotinta, del mio fondotinta La Vera, che vi avevo già mostrato nel video appunto di come faccio la routine in questo periodo, però applicato con questo pennello. Poi vi faccio vedere come applico anche il blush in crema con questo pennello, un misticco in crema. E poi vi faccio vedere il tutorial di questo look sugli occhi, come sempre, e vedrete l'utilizzo invece di questo pennello. Quindi ho fatto un po' un tutorial diviso un po' in parti. Vi faccio vedere alcune cose nel dettaglio, alcune velocemente, proprio per darvi la possibilità di vedere più prodotti possibili. Che dirvi di questo pennello? Allora, io so che online in Italia costa 12,51 euro. Noi l'abbiamo in negozio di 8 pound. Il prezzo preciso ve lo scrivo, più o meno sugli 8 pound, quindi col cambio il prezzo è lo stesso. Mentre invece questo piccolino costa 7. Mi sembra, io le ho comprate in negozio, le ho comprate adesso e non prima, perché ovviamente ho lo sconto del 10% perché sono una dipendente. E poi c'era l'offerta che se prendevi un pennello, il secondo, quello che costa meno chiaramente, lo pagavi a metà prezzo. Quindi alla fine ho pagato entrambi questi pennelli poco meno di 12 pound, per cui fantastico, ottimi pennelli davvero. Questo pennello qui in particolare sta in piedi, vabbè ora sulla mano non ci sta, però sul tavolo insomma rimane in piedi, che può essere comunque una comodità, non lo so, io ve lo dico. Quando applicate il fondotinta non trattiene tantissimo prodotto, anzi rimane abbastanza pulito. Considerate che io ho applicato il fondotinta e il blush e le setole sono ancora bianche, sono leggermente sporche ma non tantissimo, quindi trattiene veramente poco prodotto, quindi non avete quel discorso di sprecare il fondotinta ed è molto morbido. Vi lascio all'applicazione per farvi vedere come lo uso io, poi ci vediamo subito dopo. Ok ragazzi, vi faccio vedere come applico il fondotinta liquido con questo pennello della Real Techniques. Sapete già che questo fondotinta non è molto coprente perché quando ho fatto il video della mia base aggiornata, la mia base viso aggiornata, ve l'avevo già detto. Comunque, faccio io a metterne un po' sul dorso della mano. Questa quantità è abbastanza per fare tutto il viso. Vado a prendere il fondotinta e ne prendo un poco poco alla volta. E lo vado a stendere
con movimenti circolari senza spingere troppo, rimanendo abbastanza soffice. Più evidenti, quelle più rosse non me le copre, ne attenuo giusto il rossore con movimenti circolari e molto molto leggeri, lo stendo su tutto il viso. Che se lo trascino e basta crea delle come delle righe. Invece se io lo lavoro in questo modo è perfetto. Che poi è il modo in cui lo usano proprio le Pixie Woo. L'applicazione, come vedete, è molto molto leggera e delicata. È vero che comunque questo fondotinta non è tanto coprente, però ieri ho fatto una prova con un fondotinta normale della Collistar. Avevo un campioncino e siccome tanto non lo uso perché non sopporto i fondotinta con i parabeni, i silicone, tutte queste cose qui, l'ho usato soltanto per fare una prova e poi mi sono struccata subito e mi sono resa conto che comunque è la stessa cosa, è comunque un effetto molto molto delicato, dipende sempre quanto ne applicate chiaramente, però diciamo che vi dà la possibilità di stratificare il fondotinta se volete, però comunque rimanendo molto molto soffice e il pennello è morbidissimo. Ok ragazzi, avete visto come applico il fondotinta liquido? Faccio vedere anche che potete applicare il blush in stick o in crema e potete sia applicarlo sulla guancia direttamente e poi stenderlo. Oppure prenderlo direttamente dal tubetto e stenderlo in questo modo. Io preferisco questo modo qui perché riesco a dosare meglio la quantità di prodotto applicata e mi sembra che la stesura sia più uniforme. Però entrambi i metodi vanno bene. Cosa dire di questo pennello? Ve lo stra consiglio, è eccezionale veramente ed è adatto a chi vuole una coprenza leggera, ma magari alcune volte vuole una coprenza un po' più alta, perché voi potete fare più strati di fondotinta. Il primo strato sarà sicuramente molto molto naturale, poi dipende chiaramente dal fondotinta che utilizzate, però in generale sarà una coprenza leggera, ma se voi lo applicate una seconda volta sicuramente potrete avere una coprenza più alta. Adesso vi lascio al tutorial di questo trucco se vi interessa, nel quale vi mostrerò all'opera il paint pot della MAC Rubenesque che ho comprato in Italia, il pigmento nuovo della Essence sempre comprato in Italia e un mascara di Yves Rocher, un mascara che avevo già da un po', nel quale ho messo queste fibre
sempre della Essence per rendere il mascara un po' più volumizzante. Utilizzo anche ancora una volta questa palette qui, la Undress Me Too, sempre per farvela vedere ancora un po'. E niente, poi appunto questi due pennelli. Quindi se vi interessa il video, se vi interessa il trucco, seguite il video, altrimenti ci vediamo la prossima volta. Ciao! Se iniziamo applicando una base, che oggi sarà questo mio nuovo paint pot della MAC, che è Urbanesque, che è questo color rosa pesca, molto molto primaverile, molto estivo, con tantissimi riflessi dorati, che può essere usato da solo o come base. Io oggi lo uso come base e lo applico su tutta la palpebra mobile, come tutti i paint pot o in generale le basi in crema colorate, potete farlo più o meno intenso a seconda di quanti strati fate. Io oggi ne faccio uno solo perché tanto lo utilizzo e mi servirà solo come base di un nuovo pigmento della Essence, che è questo qui. Questo arancione caldo con qualche glitter all'interno, molto molto bello, che vado a prendere con un pennellino a lingua di gatto leggermente bagnato, quindi spruzzo un po' di acqua e ne vado a prendere un po'. Prendo un po' e sbatto via l'eccesso, poi lo vado a tamponare sulla palpebra mobile. Non arrivo all'angolo interno. E non vado nemmeno troppo su, giusto proprio sulla palpebra mobile. In questo modo, come vedete, è molto molto intenso come colore. Io l'ho usato bagnato per evitare fallout da tutte le parti, però è proprio intenso anche non bagnato. Un altro nuovo acquisto che voglio farvi vedere all'opera è questo pennello qui, sempre di Real Techniques. Questo è lo shading brush. Prendo la palette della MUA, la Undressed Me Too, perché voglio sì del nero, ma voglio un nero soffice, quindi soft. Quindi in questo caso, visto che questa palette non è molto scrivente, è perfetto. Quindi vedete che la non scrivenza alcune volte è utile. Prendo prima di tutto questo colore qui, che è si chiama Lavish ed è un taupe opaco, anche qui non troppo intenso. E lo vado a mettere sulla piega dell'occhio, rimanendo abbastanza alta e tenendo il pennello in questo modo, in modo da cominciare a dare una sagoma, una prima sfumatura. Sfumo anche poco poco l'arancione, ok, in questo modo, ok. Poi a questo punto vado a prendere un eyeliner. Una ragazza in un commento mi ha chiesto di far vedere come applico io l'eyeliner in penna e quindi mi soffermerò un po', vi farò vedere un attimo, diciamo non accelero questa parte o non la taglio, proprio per farvi vedere quello che faccio io, anche se appunto lo faccio in vari video, comunque mi concentrerò un attimo su questa cosa. Io praticamente applico l'eyeliner partendo dal centro. E comincio a dare una prima definizione da questo lato, dal lato esterno. Poi lascio un attimo da parte la codina, mi concentro verso la parte interna cercando di essere però più sottile, in modo che appunto la codina sia diciamo con una crescita graduale e più sottile e più spessa alla fine. Quindi in questo modo.
Poi diciamo che in generale io non mi piace tirare la palpebra, però alcune volte sono costretta a farlo perché altrimenti vengono queste grinze. Ok, poi vado a fare la codina finale. In questo caso non è troppo accentuata, è abbastanza lunga, ma non è troppo in verticale. Quindi quello che faccio è tengo la punta dell'eyeliner non in maniera orizzontale, ma leggermente in verticale. Poi quello comunque sta a voi. E cerco di appoggiarla come se fosse un timbro. Poi, una volta che ho fatto la lineetta, cerco di allungarla o farla più spessa a seconda di quello che voglio. In questo caso, così è abbastanza carina, però è molto corta e la voglio leggermente più lunga. Poi questo è. Questa è la codina di oggi. Quindi, come vedete, sembra. Quindi, ecco, come vedete, non è una cosa né difficilissima né troppo facile. È ovvio che più lo fate, più prendete la mano, più prendete confidenza con il vostro eyeliner. E insomma, sbagliando si impara e non c'è niente di meglio che la pratica, come in tutte le cose. Quindi ciò che vi posso dire io è fate pratica. Se non volete fare pratica per uscire, mettetevi l'eyeliner la sera prima di struccarvi, lo fate e poi vi struccate. Così man mano, facendolo tutti i giorni, prenderete confidenza. Ok, ho messo l'eyeliner prima di fare l'ombra, la sfumatura nera, perché in questo modo sapevo esattamente dove andare a finire con il nero, altrimenti rischiavo di andare un po' troppo sotto, un po' troppo in alto. Ok, in questo modo invece è più facile. Riprendo il pennello e vado a prendere il nero. Una volta preso il nero, vado a fare una leggera ombreggiatura, come vedete, partendo proprio dalla fine dell'eyeliner. Questo pennello è perfetto per sfumare perché è piccolino, quindi se voi lo mettete in orizzontale non rischiate comunque di coprire tutta la palpebra mobile, no, scusate, la palpebra fissa, ed è ottimo. Io lo uso in questo modo adesso per stendere il nero, cercando di arrivare un po' all'interno ma non troppo, quindi in questo modo. Prendo un pennello pulito e vado a sfumare sotto all'arcata per addolcire un po' il tratto e prendo anche un color chiaro, tipo questo, opaco, e lo vado a portare sempre qui sotto per dare un po' un attimo un punto luce. E già che ci sono lo porto anche all'angolo interno che appunto avevo lasciato senza nulla, proprio per non andare a appesantire lo sguardo e sfumo un po' tutto qui. Ok, poi riprendo il pennello viola e vado a prendere un altro po' di nero, questa volta però lo applico non in maniera verticale ma in maniera orizzontale perché voglio andare a dare definizione. Ok, poi vado a riprendere un attimo il pigmento per intensificare un attimino la parte arancione, perché comunque con tutte queste sfumature un po' sicuramente si è affievolito. Ecco, lo metto qui.
prendere una matita bianca, la metto all'interno dell'occhio, un avorio, non bianca. E una matita nera invece sulla rima superiore, sempre per non lasciare buchi tra l'eyeliner e il resto della palpebra. Piego le ciglia. Poi vado ad applicare un mascara. Che mi avete già visto usare varie volte, ma questa volta dentro ci sono le fibre della Essence e ne ho messe un bel po', un po' in questo e un po' in un altro mascara, in due mascara che mi piacevano, ma non erano niente di eccezionale. Invece adesso, secondo me, gli ha dato quel tocco in più e mi piacciono molto. Io faccio di solito due passate, la prima normale, diciamo. Applicando il mascara zig zag perché in questo modo apro le ciglia. Poi faccio una seconda passata però in maniera diversa perché avendo le fibre all'interno, se io faccio soltanto movimenti zig zag non è che si fissino più di tanto. Invece adesso faccio una seconda passata facendo tipo questo movimento. Ok, e in questo modo ho creato un po' più di volume. Comunque ha un effetto allungante, non è molto pesante perché evidentemente o ne ho messe troppo poche o questo mascara e questo scovolino non sono adatti a creare troppo volume, infatti è un mascara allungante, però mi piace moltissimo e molto di più rispetto a prima. Prima non mi diceva niente, era un mascara normalissimo che infatti io usavo per tutti i giorni quando volevo un look tranquillo. Quindi, ok? Sulle labbra applico questo gloss della Inglot che è trasparente, dà un leggero effetto perlato. Con qualche riflesso sull'arancione, che si vede molto più dal vivo. Questo è il look, sicuramente non da tutti i giorni, sicuramente per alcune. Solo da sera, come sempre è inutile che ve lo dico, io ci esco anche di giorno, anzi ci vado a lavorare. Però ogni cosa, ogni tipo di make-up dipende da voi, da come siete, da come vi sentite. Se vi sentite a vostro agio, il trucco è a posto, potete uscire tranquillamente. Se invece uscendo in questo modo vi sentireste un po' a disagio e non sicure di voi, non è una buona cosa. Ok. Questo è quanto, io vi ho fatto vedere alcuni prodotti nuovi che ho preso appunto di recente. Se avete delle domande riguardante qualsiasi di questi, lasciate un commento giù e niente, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!